Oggi è lunedì, è una giornata meravigliosa, c'è un sole bellissimo fuori e è quasi mezzogiorno, 10 a mezzogiorno e io mi devo fare la doccia. Sono sveglia da un po', ma ho dovuto sistemare alcune cose, quindi adesso mi devo fare la doccia con i capelli e poi devo fare la valigia, cioè devo togliere alcune cose da quella con cui siamo tornati ieri. E devo raggiungere delle cose perché vado a a Terni. Quindi sono tutta la settimana da domani a venerdì là e quindi devo fare la valigia. E quindi diciamo, voglio morire inside. Comunque, adesso doccia. Oddio, non so voi, ma a me una doccia mi rigenera. Ora mi farò la solita pulizia del viso, come sempre. E niente, così. C'ho questi occhiali che non mi abbandonano, ma fino a che non mi deciderò a dormire per bene, non mi abbandoneranno mai. Maglioncino blu con questa specie di prolunghina sotto, leggings di pelle e stivali alti sempre di pelle. Questa è tutta la roba che ho comprato questi giorni a Firenze, così intanto iniziate a vederla. Allora, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Io sono in ritardissimo, sono 2:15. Simo mi aspettava per pranzo, però gliel'ho detto che dovevo preparare. Devo fare la doccia e tutto, mi devo preparare la valigia, cioè non ce l'avrei mai fatta. Oggi è una giornata no bella, di più. E niente, io tanto non lo vedo Simo perché non lo vedo da martedì, è quasi una settimana e mi manca da morire. Domani riparto, quindi lo vedo oggi, fine. E perché poi tra l'altro lui giovedì ci dovrebbe avere un lavoro, non lo so, insomma ancora tutto da definire, però purtroppo è così, viviamo in due città diverse, quindi è così. No vabbè, poi una settimana alla fine non è nemmeno tanto, però comunque passo periodi tipo l'estate dove si vive insieme tutti i giorni praticamente, dei periodi invernali dove non lo vedo per una settimana, 10 giorni, quindi chiaramente mi manca, questo è ovvio. E niente, dai, ora lo chiamo perché era abbastanza stanco, stamattina ho fatto un po' di cose, l'ho chiamato verso le 11:30, ho detto mi metto un pochino sul divano che crollo. Però mi ha riscritto verso l'1, quindi penso sia sveglio. Ora io non vedo. Ah sì. E penso sia sveglio, quindi ora lo chiamo un attimo, l'avverto. Poi devo chiamare mia suocera che mi ha chiamato, che oggi dobbiamo fare una cosa insieme, quindi devo fare un po' di telefonate, dai, ci sentiamo dopo. Oddio, c'è l'uscita delle scuole. Ah, ci vediamo dopo. Ragazzuole, allora sono quasi arrivata a casa di Simo. Sto guardando il wiki vlog della Cami che ha detto che lei non va né a Barcellona né a Londra, ma trapassa al massimo la porta di casa. Mi ha fatto morire. A proposito, amore, scusami, ora ti rispondo a quella nota audio che mi hai mandato, ma ho fatto un trasloco immane negli ultimi giorni, quindi ho detto appena ho 5 minuti glieli dedico, ma non ho avuto 5 minuti. Oggi che forse sono un pochino più tranquilla, ti dedico quei 5 minuti molto molto volentieri. Perdonami, io devo imparare a trovare tempo, ma le giornate sono di 24 ore
e io ragazze non ce la faccio a trovare tempo, non so perché. Poi pranzo alle 2, cioè parliamone. E nada, oggi sono abbastanza contenta, a parte sono 13 gradi, non è che sia caldissimo, però ragazze, non lo so se è una cosa, cioè è una cosa psicologica, non lo so se ve lo fa anche a voi, che quando c'è il sole anche se è freddo, è bello comunque, capito? Cioè sopporti meglio il freddo, ma nelle giornate cupe, ragazzi, io penso che poi l'umore proprio, cioè morta proprio. Comunque ieri mi sono rifatta le unghie, ho provato per la primissima volta questa forma qua, ora non so se voi la vedete, questa forma qua che non è a mandorla né a punta, è una punta mozzata, la primissima volta non l'avevo mai fatta, ma devo dire che non mi dispiace, mi piace abbastanza, devo dire che non mi dispiace per niente. E niente, ho fatto questo colore non proprio natalizio, perché è un marrone con questo inserto d'oro. Magari per Natale le farò rosse, non lo so, ora vedo. Ma non è che mi diverto, anzi per Natale mi diverto più a disegnare che a fare il classico rosso e oro. Dipende quanta voglia ho. E niente, mi devo ricordare oggi di prenotare l'hotel, perché sennò domani dormo sotto ponti. E poi devo andare a questa visita, vi dicevo un po' di tempo fa, per il cuoricino, da questo cardiologo da cui va mia suocera, che mi deve prendere questo oggi, insomma lo risentiva per fissare l'ora, perché ha detto mi fa tra le ultime visite, quindi mi ha chiamato per questo. È un amore, ho un amore di suocera, e se con Simo ci si lascia, nel senso, poco male. Io c'ho la suocera, quindi io in realtà sto con la suocera, Simo è di conseguenza. No, vabbè, cioè veramente non credo che così la ritroverò mai. E quando la sera mi fece i bomboloni, che non so, mi pare di averlo detto, insomma. E cioè, tornai da Firenze e mi fece i bomboloni e le pubblicai su Instagram, e la Magda mi fece: no, vabbè, sposati. E mi fece: ma che sei matta, dimmi di là di sopra di sotto. Poi quando la vidi di persona un giorno dopo, insomma, mi fece: no, manca capito, mica sposa di Versipo per la suocera. E gli ho detto: guarda che tutti i torti non ce l'avresti. E niente, tutto qua. Io, bimbi belli, sono arrivata praticamente. Vedo di che morte è morto il mio fidanzato. No, scusate, il mio compagno si arrabbia quando lo chiamo. No, non si arrabbia quando lo chiamo fidanzato, però ha detto: non sono solo il tuo fidanzato, sono il tuo compagno. Insomma, si è aggiunto questo titolo da solo, quindi rispetto a questa cosa io lo devo chiamare compagno. Vai, bamboline belle. Oddio, sto sole, quanto lo amo. Ci vediamo, lava. Dei sacchi che non sono i nostri, però no, o forse sì, ma allora culo è a mettersi il profumo. Io ho una fame, non ci vedo, sono le 2:30, forse prima o poi usciremo di casa. Stavo guardando Robin Hood e mi sono messa a guardarlo anche io. Ma è veramente figo il film. Non l'avevo mai visto, credo. Forse sì, ma non me lo ricordo. Allora, abbiamo mangiato sushi, siamo arrivati al ristorante alle 3, ma 10 alle 3,
E ci hanno fatto mangiare comunque, perché il ristorante dove andiamo praticamente sempre quando siamo in zona e vogliamo mangiare sushi. Abbiamo un po' esagerato, io sono stra piena, ma stra piena. E niente, sono le 4 e 5, adesso andiamo a casa, ci riposiamo un po' tutti e due. E io ho prenotato l'hotel per i prossimi giorni. Io ho un freddo, ragazzi. Boh. E poi alle 6 partiamo perché dobbiamo andare a questo cardiologo che ho. Mi ha chiamato mia suocera, ha preso l'appuntamento sia per me che per Sim. Così facciamo un controllo tutti e due, un semplice controllo, niente di più, però vediamo un po'. E niente, tutto qua. Ora Simo sta chiamando un suo amico, sta fumando. Cioè un suo amico che poi è diventato anche il mio perché Michelle, io adoro alla follia, è un barman e anche lui. È pazzo come Simo, quindi no, lo adoro, è una persona fantastica. E tra l'altro sta a Firenze, quindi l'abbiamo visto molto spesso negli ultimi anni, perché negli ultimi anni, perché appunto io stando a Firenze l'abbiamo visto, quindi si stanno sentendo un po' per un po' di cose, però sta fumando e quindi è fuori dalla macchina. Io ho freddo dentro, se lo accendo il riscaldamento. Quindi ora pensavo di andare a casa un pochino col camino, easy, che poi alle 6 partiamo, quindi. E niente, ci sentiamo dopo. Oh, cioè Simon sta pulendo casa col folletto e la gatta ha paura. Dove sei? Sparita la gatta, impaurita dal folletto. Dov'è? Sparita. Trovata la gatta. Ciao, cugina. Allora, siamo rientrati ora che è tardissimo. Mezzanotte e un quarto. Io domattina sono sveglia alle 6. È tardissimo. E mi sono appena ricordata che devo prenotare l'hotel. Chiaramente il 4 stelle è pieno, quindi rientrò in quello dell'altra volta a 3 stelle. E niente, siamo andati a questa visita con mia suocera, poi siamo andati a cena tutti insieme con lei, un'amica e il marito. E quindi ho lasciato un po' il vlog perché, cioè, nel senso, queste serate me le voglio godere, poi non posso rompere i coglioni alla gente così. Quindi niente, questi capelli li ho lavati oggi, ma anche loro sono più stressati di me. E niente, ora scelgo l'hotel, tisanina e Annanna, perché domani sarà una giornata molto piena.